L'associazione Autismo Abruzzo Onlus, dopo aver raccolto segnalazioni di disagio sulla mancata o solo parziale ripresa dei servizi riabilitativi per autistici nelle ASL abruzzesi, lancia un grido d'allarme per una situazione non più sostenibile. Così il Comune di Teramo si fa portavoce delle tante famiglie teramane che in questi 3 mesi di Covid hanno dovuto fronteggiare la malattia dei propri figli praticamente sole e che oggi sono allo stremo. E lo fa scrivendo una lettera all'ASL di Teramo, invitandola ad assumere decisioni urgenti per favorire la reale ripresa di attività di assistenza sanitaria per le persone colpite da autismo. Quello che chiediamo all'ASL, ma che comunque è molto sensibile all'argomento, questo lo si deve riconoscere, che già sta facendo determinati passaggi, magari è quello di riattivare da subito, non aspettare ulteriore tempo, proprio per evitare che questi ragazzi possano regredire, perché durante l'emergenza Covid l'isolamento c'è stato per tutti, ma per quelle persone, per quei bambini, per quei giovani adulti che vivono quelle condizioni e che non è solamente una condizione legata all'autismo ma alla disabilità tutta, hanno subito un doppio isolamento. Per questo noi chiediamo fortemente che vengano riprese le attività nella modalità, quindi in presenza nei centri e nelle ore stabilite dalle varie valutazioni che i ragazzi hanno fatto all'ASL precedentemente al Covid. Il lockdown da Covid-19 non è stato facile per nessuno, ma non lo è stato in particolare per tutte le persone affette da disabilità. Il Comune di Teramo ci tiene però a sottolineare che durante questi 3 mesi è stata sempre garantita l'assistenza domiciliare da parte dei servizi sociali. Durante l'emergenza sanitaria noi come Comune di Teramo abbiamo voluto fortemente che l'assistenza educativa scolastica venisse effettuata presso il domicilio, presso la casa dei ragazzini, delle studentesse e degli studenti del Comune di Teramo. Questo proprio per aiutare questi ragazzi a continuare il loro percorso educativo. Nel frattempo abbiamo continuato comunque la domiciliare pomeridiana, cioè queste ore di assistenza che vengono date dal Comune in maniera pressoché uguale, cioè nel senso non è che abbiamo diminuito le ore. Tra le altre cose, nei prossimi giorni, quindi nel mese di luglio, riapriremo il bando proprio per la domiciliare affinché ulteriori persone possano usufruirne.